qualche anno ormai che sono qui dentro, e riguardano discorsi del genere fatti 35, 36, 37 anni fa nelle assemblee di istituto. E mi sto rendendo conto in questo momento noi stiamo parlando di conquiste, di cose che a quell'epoca sembravano già appena finite di conquista. È drammatico. E da Maria abbiamo fatto un grossissimo passo indietro che abbiamo perso la conseguenza soprattutto. Volevo fare un passaggio tornando e riagganciando un pochettino a sia al simpato di ragazzi sia a quello che faceva la vita. Non c'è niente di male a essere belle, giovani ed eleganti. Diciamo che però è un contenitore. Possibilmente dobbiamo cominciare a essere un soggetto intelligente, culto per quello che era, su quella che era la sua attitudine, per quello che deve fare. E cominciamo a chiamare anche le cose per nome e cognome. In tutti i mesi dello scorso anno si è fatto già parlare di un termine che viene utilizzato al femminile, anche se nasce in un termine maschile, che è quello di escort. L'escort nasce come pure accompagnatore di un certo tipo, ma il termine è falso. Proviamo a chiamarlo il tradotto in italiano. Prostituta, prostituta. Vi svegliamo che cos'è. Fermo restando che anche quello può essere un lavoro, ognuno fa il suo corpo come vuole, ma forse li collochiamo in un altro ambito. Noi abbiamo fatto un passaggio di quello che Orwell chiama la neolingua, cioè nel linguaggio sintetico degli SMS per noi è quello comune, ma nelle parole non dette, nelle parole mascherate, nelle parole volontariamente declinate in una lingua straniera, una serie di messaggi subliminali che hanno smarcato, affrancato cose che hanno modificato la nostra scala di valori. Ma è una scala di valori che non ci appartiene, innanzitutto non appartiene alla collettività, alla comunità, alla società, è una scala di valori finta, che non ci appartiene, ed è una scala di valori che poi ci ha posto anche nella condizione di non doverci misurare sul mercato del lavoro, su quello che sappiamo fare, a prescindere dal genere a cui apparteniamo, ma attraverso un'apparenza. La grande concessione che è stata fatta dalla regione, dal Pane, un'altra volta, che addirittura consente a ben 15 donne di essere il consiglio comunale, per il consiglio regionale, che è una grande concessione, grazie, come siamo contente, ci deve far riflettere su una cosa, che le donne della campagna sono circa il 60% della popolazione votante. Quindi se volessimo rispettare una regola, dovremmo essere non 15 ma 32, non solo. Io ricordo molto bene queste elezioni, sono diverse da quelle precedenti, dove la componente femminile è diventata durante il voto il modo per contare le preferenze partite. Beh, ancora una volta, oggetto, come siamo contenti di essere stati come te una volta. Dobbiamo proprio dedicare a menti massimi queste cose o possiamo farcene noi portavoce. Ogni volta che il Parlamento si è giunto una legge che riguardava le donne, che sono molto più pratiche e concrete di quello che vuole farci apparire il lato, tutti quanti faccio passare per il liceo o per il giurile, hanno votato provvedimenti seri, molto seri, che stanno là e che è stato impossibile scardinare, a prescindere dall'approccio in partenza, dalla sensibilità politica differente, che meno male che c'erano, possiamo essere tutti uguali fortunatamente, e dal confronto delle idee non ci devono credere, perché neanche la petite, perché sono delle leggi serie, sono state delle leggi importanti, che hanno cambiato il nostro modo rispetto alle leggi sul diritto di famiglia. 74, rispetto alla legge sulla violenza sessuale, molto più recente, di nostro politica ha voluto le donne.
il partito del progetto, non c'entra niente, cioè il partito, guarda, ci viene in mente su come leggere la società, ma dopodiché se quello è un problema, lo sappiamo, è molto più praticamente cerchiamo di risolvere. Allora, tutto questo, per favore, perché non faccio queste concessioni? Che se